A Bastoggi, nella periferia romana, un blitz della polizia ha portato in carcere molti ragazzi accusati di furti e di rapine. Le loro donne sono rimaste sole. Carlotta aspetta un bambino, ma è sola ad affrontare tutti i problemi della gravidanza. Ah, è maschio, nettamente. Nettamente proprio, è maschio, non ci ho perso. Il suo uomo, Gianni, è detenuto per rapina. Carlotta combatte per averlo vicino almeno per il giorno del parto. Gli hanno stabilito la causa per il 3 dicembre. E quindi, molto probabilmente, non ci sarà la nascita del bambino. Maria ha 20 anni e ha già due figli. Primo figlio diventa rapinatore. Il suo uomo, Alessandro, è appena sfuggito a una retata della polizia. Ora deve decidere cosa fare. Se continuare nella latitanza o consegnarsi alle forze dell'ordine. All'inizio proprio Ale campavamo così a giornata. Poi ho cominciato a fare la prima rapina. Chicca ha un grande amore, Emiliano. Emiliano ora è detenuto a Regina Coeli. Chicca è convinta che le prove contro di lui siano inconsistenti. E poi mi ha detto che niente, moglie sta la causa della libertà e Emiliano dovrebbe uscire. Oggi Chicca è felice. Si è svegliata presto. È convinta che Emiliano uscirà dal carcere e lei vuole essere lì ad aspettarlo. Nel piccolo bar di fronte al carcere di Regina Coeli, Chicca incontra l'avvocato. Serve una sua dichiarazione per far ottenere ad Emiliano gli arresti domiciliari. Scrivi le tue generalità complete. Quando è stato arrestato? 3 giorni fa, quindi era... 26? O 25? 25 settembre. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking out through the backyard. Intanto, davanti al tribunale, anche Carlotta incontra l'avvocato. Oggi Gianni ha la sua prima udienza. Avvocato, buongiorno. Avanti. Mi raccomando, ecco. Sì. Qualcosa si farà dentro sicuro comunque, vero? Pure se è la prima volta, vero? È un dato grave. Pure se non c'è, qualcosa dentro si fa, pure qualche mese ma se lo fa, vero? Anche se lo lasciano là dentro. Come vuoi? Pure Porino mi dice. Pure Porino, sì. Tanto già sta fa. Se fa. Vedi come si fa rode, si fa rode. Si fa pure rode. Vabbè, ha fatto quello che ha fatto perché non stava necessità. Tu stai incinta, che deve? Dai, che si scherza. Vabbè, allora che dici, come va sta causa oggi? Carcere di Regina Coeli. Gianni, 42 anni, l'uomo di Carlotta. L'accusa è rapina. Sono andato a fare una rapina a una banca, alla zona dove abito, Torre Vecchia, per 12 milioni spussolosi. Ho preso un coltello, quelli si sono intimati, sono messo paura, ho preso i soldi e sono uscito fuori. Dopo un paio di giorni, con un altro coetaneo,
ci hanno ritrovato. Mi sono dato alla, diciamo, mi sono dato alla fuga. Dopo 20 giorni mi sono costituito alla legge. Poteva succedere che mi sparavano, come è successo, con una rapina che hanno fatto ultimamente. Un agente si è trovato lì per caso, ha fatto il suo dovere, ha sparato. Però manca giusto che si devono ammazzare delle persone. Però manca giusto che io devo andare a prelevare i soldi altrui. Questi sono i casi della vita, purtroppo. Aspetta che mi devo preparare bene la frase da dire al giudice. Signor giudice... Oh, ma un papino, no? Una grezza, ma... Gianni non si è presentato, ma l'udienza va avanti lo stesso. Prandi, con la P. Ci sono degli intoppi e l'udienza è rinviata al 30 ottobre. Ma io il 30 ottobre mi sa che non ci sono, eh. Usa. Se vengo, vengo. È già passata un'ora, ma dal portone di Regina Celi non è uscito ancora nessuno. È ora che interroga, è un'oretta, sono 10:20, 11:20, calcola, è sabato. Finalmente a mezzogiorno si presenta l'avvocato. Abbiamo fatto tutte e due, adesso hanno nominato tutte e due di fiducia. E io devo dire le cose, però non sono. C'è un segreto professionale. Questo è poco deficiente, Maria, senti. Tu rapine l'hanno riconosciuto che hai detto che ha fatto lui e tu hanno. Ma che è da solo, mi hanno. Ma sono dei nomi schiaccianti, lo senti? Però. Sì. Chicca accoglie incredula la notizia. È chiaro che Emiliano non uscirà né adesso né tra qualche mese. Il carcere è al centro anche dei pensieri di Maria, la sorella di Chicca. Ha paura per il suo uomo, che, accusato di rapina, si aspetta da un momento all'altro l'arresto. Nonostante il rischio che corre, Alessandro non riesce a staccarsi da Maria e dai suoi figli. E per qualche istante il nucleo familiare si ricompone. Ma Maria non vuole andare avanti così. Vabbè, io subito gli ho detto che non mi sta bene, che si faceva la latitante. Devi stare nascosto, ti servono i soldi. E tante cose so a fare la latitante, come fa a fare la latitante? Ci sta una lira. Hai preso, te so? Eh? Che te l'ha regalato? Mamma? Mamma mia! Ti fa uno per la sua ragazza, so sì. Thank you.
Ma che donna sei, che donna sei? Fammelo tu capire che donna sei. Ti ho voluto bene e te ne voglio ancora. Ti prego, amore mio, facciamo pace. Oggi sbagliata è stata un'avventura. Ti prego, amore mio, facciamo pace. Non dammi retta gente, si parla malamente. Perché io ti amo. È pomeriggio. Chicca è scesa al muretto. Cerca qualche parola di conforto. Per Emiliano si mette male. I precedenti sono troppi. 2 anni di carcere, già scontati da minorenne, aggravano la sua posizione. Al muretto, Chicca trova Titina, un'amica più grande, una che per queste cose c'è già passata. I bambini in aula non sono prove attendute, che solo loro possono prendere in considerazione come regola. Dovrebbe essere c'è cioè, lui, dovrebbe chiedere i confronti con... Gli hanno fatti fare. Con chi gli hanno fatti fare? Con i cazzieri. Cioè, gli hanno fatto fare i confronti? Ieri stavo dal... Dalle 6 di mattina hanno fatto le perquisizioni, fino alle 11:30 è stata Aurelio a fare i confronti lui. Aurelio a fare i confronti? Poi una cassiera ha proprio riconosciuto cioè, che lui è penale. Cioè, io non lo so, io da come... Ma la legge vostra è diversa dalla nostra, cioè in codice penale a parte qua, a Bastoggi. Cioè, ma ti fanno prendere per entrare nella questura e fatti fare un confronto? Ti fanno vedere la foto, dì che è lui, è lui. Allora, so. Perché... Cioè, capisci?